SureDesigner è la piattaforma software all-in-one per la progettazione, la configurazione e la gestione dei device Sure dedicati ad ambienti quali Add-on Room e sale conferenza. I device configurabili e gestibili sono i microfoni della serie Microflex Advanced MXA310 e MXA910, l'interfaccia AnyUSB Matrix e il DSP P300 IMX. A questi si aggiunge l'audio processing software IntelliMix Room. Effettuiamo l'upgrade firmware dei dispositivi in rete. Verifichiamo che tutti i dispositivi siano in rete. Utilizziamo il tool Sure Update Utility. Il tool farà il discovering dei dispositivi. Selezionerò tutti i dispositivi. Farò un check for updates se ci sono nuovi aggiornamenti firmware rispetto alle versioni che sono localmente installate e clicco su Send Updates per inviare il firmware ai dispositivi. Andiamo a vedere come è organizzata la schermata di lavoro all'interno del software SureDesigner. Sulla colonna di sinistra, da questo menu di sinistra, è possibile navigare tra le varie sezioni. Posso navigare tra quelli che sono i miei progetti. E un progetto è caratterizzato sostanzialmente da un nome, da una descrizione e da un numero di ambienti all'interno di un determinato progetto e da un numero di device, quindi un numero di dispositivi. Posso avere dei template, è possibile creare dei template. Dei template sono ad esempio delle configurazioni più o meno standard che utilizzo all'interno dei miei progetti. È possibile visualizzare i device attualmente online. Io vedete ho un MXA310, un P300, i quali sono associati a una particolare location. È possibile visualizzare un log, è possibile anche esportarlo che tiene traccia di informazioni sul funzionamento del sistema o dei warning nel caso in cui ad esempio un dispositivo sia offline e una schermata relativa alle impostazioni in cui sono riportate sostanzialmente, è riportata sostanzialmente la selezione dell'interfaccia di rete da utilizzare per accedere ai dispositivi. Per creare un nuovo progetto bisogna selezionare la sezione My Project, quindi selezionare dal menu New Project, dare un nome al progetto, a questo punto all'interno del progetto è necessario definire almeno un nuovo ambiente, diciamo, quindi il progetto può essere identificato come uno stabile, un building. All'interno di questo stabile è necessario definire uno o più ambienti, che possono essere ad esempio boardroom, e ad esempio Add-on Room. Una volta creati i differenti ambienti, è possibile entrare nella configurazione. Questo è il nostro foglio di lavoro per l'ambiente selezionato, per la location selezionata. Un modo alternativo per la creazione di una location all'interno di un progetto è partendo da un template. È possibile creare un nuovo template allo stesso modo della creazione di un progetto, oppure è possibile partire da un template che io ho già preparato e da questa schermata, quindi dalla schermata di gestione del template, è possibile creare una location dal template, per cui la chiamo
ad esempio add room 2. E da questo menu è possibile selezionare appunto il progetto. Questo è il progetto che avevo creato poco fa. Clicco su Create, torno sulla mia schermata principale, My Project, entro nel progetto, doppio clic e vedete io ho le due location create prima più questa creata direttamente dal template. Selezioniamo la Add Room. Vediamo come è organizzata questa schermata. C'è una sezione di overview in cui io vedo elencati i virtual devices, quindi i dispositivi compatibili con Shure Designer. Ho una sezione Coverage Map all'interno della quale è possibile effettuare la simulazione per la copertura, o meglio la configurazione della copertura di un MXA910, e ho una sezione Signal Flow all'interno del quale è possibile effettuare il routing tra i dispositivi. Quindi da sinistra verso destra io seguo quella che è la fase di mediante il drag and drop dei dispositivi, in questo modo quella che è la fase di preconfigurazione, di scelta dei dispositivi. Preconfigurazione dei dispositivi significa selezionare il dispositivo e selezionare il tasto Configure e entrare nella configurazione, ad esempio dell'MXA310, che siamo abituati a vedere, che siamo stati abituati a vedere da web browser. Quindi io posso effettuare tutte le configurazioni riguardano appunto l'MXA310, quindi posso aggiungere i vari canali, posso selezionare un canale, modificarne il diagramma polare, puntare il singolo lobo, entrare nella gestione dei canali o dell'automixer all'occorrenza, quindi effettuare tutte le configurazioni che, come dicevo, siamo stati abituati a vedere puntando direttamente alla pagina di configurazione mediante web browser. Stessa cosa per il P300, quindi seleziono il dispositivo e clicco su Configure. A questo punto, una volta trascinati all'interno della pagina di lavoro i vari dispositivi, in Signal Flow, vedete, mi sono comparsi sostanzialmente i diversi dispositivi. Dicevo, da questa schermata è possibile effettuare il routing dei dispositivi, è possibile sfruttare questa utile funzione di autoroute in cui basta selezionare la sorgente, il microfono, selezionare la destinazione, il processore, DSP, cliccare sul route o route, come dir si voglia, e effettuare in maniera automatica il patching, il patching tra i dispositivi. Il patching tra i dispositivi che è effettuato in Dante, quindi è l'equivalente di andare a fare le cosiddette subscriptions, gli incroci all'interno del Dante controller. Quindi io ho effettuato in maniera automatica, ecco, il routing sui primi quattro canali del P300, mi ritroverò i quattro canali dell'MXA310. Posso utilizzare quest'altra funzione, Optimize Audio, che significa sostanzialmente l'abilitazione, ecco, la configurazione dei due dispositivi ad essere matchati nella maniera migliore possibile. Cosa significa nel caso dell'MXA310 e del P300? Da questa schermata dell'help è possibile verificare quali sono, da questa colonna, ecco, quali sono tutte le configurazioni, tutti i settings che vengono modificati, l'abilitazione o la disabilitazione di alcuni parametri, eccetera. Clicco sul tasto Configure e l'ottimizzazione audio
quindi nel match tra i due dispositivi, viene effettuata in automatico. Torniamo un attimo nella schermata overview e faccio notare che in questo momento stiamo ancora configurando dei dispositivi virtuali, quindi non dei dispositivi online che sono riportati in questa sezione e che sono, ecco, associati a una differente location. Quindi questa che vedete, Demo Room 1, significa sostanzialmente questo: io sto vedendo su rete questi dispositivi, ma sono assegnati a una differente location e nel nostro caso sono assegnati a una differente location di un differente progetto. O comunque sia, ecco, potrebbe essere il caso di dispositivi come questo, di dispositivi che erano configurati e installati in un differente ambiente. Passiamo alla configurazione di una nuova location, Boardroom, al fine di vedere come è possibile, ecco, configurare nella sezione Coverage Map un MXA910. Prima di tutto posso aggiungere un'immagine della planimetria della sala in cui voglio installare il mio microfono. A questo punto posso tracciare una linea al fine di riscalare una linea di dimensione nota, insomma, che rispecchi una dimensione nota, al fine di riscalare l'immagine. Ecco, a questo punto vedete i 5 metri e 06 corrispondono effettivamente con i 5 metri e 06 della nostra griglia. E a questo punto è possibile portare, ecco, all'interno del foglio di lavoro un MXA910. Per praticità cancellerò gli 8 lobi, andremo a gestire posizionerò ad esempio il nostro microfono a questo punto, spostandolo al centro, e come siamo stati abituati già a lavorare con la vecchia versione di Designer oppure in fase di configurazione direttamente online mediante web browser del microfono, vado a effettuare il puntamento, facendo attenzione che il dispositivo sia installato all'altezza reale richiesta. Vado a puntare i vari lobi, vado a selezionare l'ampiezza dei vari lobi, ok. Per questo esempio potrebbe già bastare. E potrei anche in questo caso entrare nella pagina di configurazione dell'MXA910, quindi del DSP a bordo dell'MXA910. Ecco, in cui ancora è possibile andare a gestire tutte le funzioni del DSP che siamo stati abituati, insomma, a gestire mediante pagina web. Vediamo in che modo è possibile operare in live mode, in maniera diretta online sui dispositivi. Finora abbiamo fatto una configurazione virtuale della nostra huddle room, per cui abbiamo configurato dei dispositivi che sostanzialmente non potevamo non avere a disposizione. E
Vado in questa modalità operativa live mode, definita live mode, e vediamo che in questa modalità operativa, per questa location, per questo ambiente, non ci sono sostanzialmente dispositivi fisici associati a questi dispositivi virtuali. Non vedo online dispositivi disponibili, ma vedo che ci sono effettivamente due dispositivi online. Se ricordate, poc'anzi ho detto che questi dispositivi sono sì online, ma sono associati a una differente location, che era questa demo room. Per cui vanno in qualche modo, selezionano tutti i dispositivi, vanno in qualche modo o prima rimossi da questa location, cliccando direttamente su Remove from location, oppure aggiunti direttamente alla nuova location, che è questa add room. Per il momento ci accontentiamo di rimuoverli da questa location e quindi, tornando nella schermata principale, renderli sostanzialmente disponibili laddove prima non vedevamo nessun dispositivo online disponibile. Sono ancora in questa modalità e allora, per l'associazione a questi che sono i miei dispositivi virtuali, basta semplicemente fare il drag and drop dei due dispositivi, cliccare sul tasto Synchronize e scegliere se inviare la configurazione fatta via software ai dispositivi oppure in qualche modo scaricare la configurazione preesistente. Noi abbiamo fatto una configurazione, anche se basica, vogliamo inviarla ai dispositivi. Inviarla ai dispositivi significa contestualmente anche inviarne gli incroci che abbiamo fatto, quindi il routing che è stato fatto. Clicco su Done e a questo punto è possibile, selezionando il dispositivo e andando in Configure, operare sostanzialmente live sul dispositivo. Quindi fare tutte le modifiche in questo momento non lo vedete, però io sto in qualche modo già effettuando in live il puntamento del pattern, insomma, del diagramma polare selezionato. È possibile abilitare l'encryption, la criptazione tra i dispositivi, quindi generare sostanzialmente una chiave. Oppure proteggere i dispositivi con password. Questo tasto Live Mode è un tasto toggle, quindi io posso entrare in questa configurazione, uscire in questa configurazione. Bisogna fare attenzione poi allo status sostanzialmente allo status della sincronizzazione. Ecco, in questo caso posso vedere in diretta, io sto operando sul dispositivo, il mute del dispositivo, così come posso vedere i meter del dispositivo. Quindi io sto operando ancora direttamente online.